Mi fa piacere, sono abbastanza commosso dall'essere presentato a Emilio perché trafficammo carne umana insieme negli anni 90 e l'ho sempre considerato un punto di riferimento. Quando è cominciata l'esperienza concreta, pratica, da cui questo libro ha preso il sangue e la linfa, siamo venuti da Emilio, siamo venuti da voi al CIAC a vedere come si faceva, no? L'idea era dare un supporto informativo a un lavoro pratico, a un lavoro estremamente concreto che doveva mettere capo alla creazione di uno sportello di sostegno a chi presenta una domanda d'asilo in Italia davanti a una violazione sistematica di diritti dovuta non tanto a un'opposizione frontale di legge, di legislazione, quanto a pratiche ambigue, incerte, a una mancata definizione di criteri. Quello sportello, ci tengo a dire, è nato, sono orgoglioso della presenza qui di due operatrici di quello sportello e anche collaboratrici del libro, insomma, coautrici, in particolare Mirta Sozzi che è di Parma, che ha curato la parte pratica. Il libro ha un valore come strumento, come manuale, come valore d'uso, perché vuole essere non tanto e non solo un'inchiesta su un problema che comunque è di attualità, quanto proprio un supporto per chiunque voglia farsi carico seriamente della questione del rifugio politico. Poi, se mi date possibilità, vorrei dire perché il rifugio politico, come centro di focalizzazione per trattare in generale il problema dei migranti. E quindi è un libro che ha un valore d'uso in quanto propone dati, ma anche legislazione, strumenti legislativi, supporti, cifre, è un vero e proprio manuale, numeri di telefono, indirizzi, il primo, devo dire, che abbiamo raccolto è quello del CIAC di Parma, quindi per questo per dire Grazie. perché mi fa piacere, perché ci tengo, perché per me è preziosa questa occasione a Parma. Facendo questo lavoro abbiamo incontrato la realtà di un fenomeno che anche chi è abituato a lavorare nel cosiddetto sociale, insomma, a tenere le mani nelle contraddizioni della società civile non percepisce nella sua completa dimensione e che è impressionante perché è un fenomeno in cui viene messo in discussione radicalmente il concetto che noi europei come civiltà giuridica abbiamo di noi stessi, il modo in cui ci presentiamo al mondo come portatori di valori cardine, addirittura arrogantemente a livello di poterli, al punto di poterli esportare. Con le bombe magari, no? Valori come democrazia, cittadinanza, partecipazione, libertà, ma anche diritti civili, diritti umani, si dà una patente di credibilità a stati, società, terze sulla base del loro rispetto dei diritti umani e dei diritti civili. Questo lo fa un continente come l'Europa che oggi si comporta nel modo in cui la nostra inchiesta ci ha portato a scoprire, nel modo che la nostra inchiesta ci ha portato a scoprire. L'inchiesta al lavoro parte da un fatto, da un giorno particolare che è il 6 maggio 2009. 6 maggio 2009 la motonave Bovienzo della Marina Militare Italiana intercetta successivamente tre imbarcazioni di profughi nel canale di Sicilia, di profughi provenienti dall'Africa subsahariana, in particolare da Eritrea e Somalia, e prima che entrino nelle acque territoriali italiane li fa salire a bordo e senza avvertirli, senza informarli, li riporta in Libia. Li consegna così alle autorità libiche. In quell'occasione il ministro dell'interno Maroni si espresse dicendo che era un passo avanti di civiltà e che i diritti civili delle persone rispedite in Libia, io vorrei usare le parole per quello che valgono, credo che se il libro oltre al valore d'uso ha un valore, è il tentativo di restituire dignità alle parole e di ridare i nomi alle cose. Allora è giusto parlare di deportazione in questo caso. Le persone deportate in Libia non venivano neppure informate della loro titolarità di diritti sanciti all'articolo 1 delle carte legislative con cui l'Europa definisce se stessa come civiltà giuridica, insomma la Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione di Ginevra, il diritto d'asilo. Il ministro Maroni intervenne dicendo che era un passo avanti di civiltà perché i loro diritti venivano tutelati in quanto
In Libia rappresenta una delegazione delle Nazioni Unite che avrebbe potuto valutare le loro richieste d'asilo. In realtà si sorvolava sul fatto che la Libia non ha mai firmato. Si sollevò un caso finalmente a quell'epoca sui trattati bilaterali fra Italia e Libia che prevedevano la possibilità di queste rideportazioni. In realtà non era una novità, fra poco dirò cos'era già successo fino a quel momento lì. Ma si sanciva finalmente per legge davanti all'opinione pubblica il principio per cui è possibile impedire a un potenziale richiedente asilo di accedere al territorio dell'Unione Europea. Se è possibile respingerlo prima che entri nell'Unione Europea, impedendogli di esercitare quel diritto fondamentale che è richiedere asilo politico in Europa. Rispedendoli in Libia, li si consegnava di fatto a un regime di carcerazione entro strutture finanziate dall'Unione Europea, in particolare per il caso della Libia, dal governo italiano stesso, strutture detentive molto dure all'interno delle quali la violenza è, come abbiamo saputo poi negli anni successivi, la pratica quotidiana. La violenza oltre ogni livello immaginabile, insomma, anche lo stupro per le donne, la violenza di polizia e la tortura. Ma in particolare si violava un principio fondamentale che forse si può raccontare con un esempio. L'esempio è quello dell'Eritrea. L'Eritrea è un paese governato da una dittatura piuttosto spietata, il dittatore si chiama Afwerki, e prevede come delitto punibile con la pena di morte o con la condanna a vita ai lavori forzati sotto regime militare, cioè l'arruolamento a vita come lavoratori forzati, il reato di espatrio clandestino, cioè il solo tentativo di fuggire dall'Eritrea rende passibili di detenzione a vita in strutture militari in regime di lavori forzati o addirittura di condanna a morte. L'Eritrea godeva di un trattato bilaterale di amicizia con la Libia, simile al trattato bilaterale che univa l'Italia alla Libia. Rispedire degli eritrei in Libia significava di fatto rispedirli in Eritrea, come dimostra un caso avvenuto nel 2004 quando 5 aerei, finanziati con soldi del governo italiano, prelevarono profughi eritrei fuggiti attraverso le rotte del deserto, quindi già rischiando la vita, mettendosi nelle mani dei trafficanti, soldi italiani, aerei italiani, progetto europeo, vittime eritree. Venivano riportati in Eritrea e consegnate alle autorità da cui erano fuggite, fuggite per ragioni di persecuzione, di rischio di vita, di guerra, di violenza individuale e collettiva. Quindi le ragioni che l'articolo 1 della Carta della Convenzione di Ginevra prevede come ragioni che danno titolarità al diritto civile. Per la situazione eritrea, un profugo eritreo che arriva sul suolo europeo riceve, ipso facto, riceve immediatamente lo status di titolare di rifugio politico, di asilo politico. Il gioco europeo è impedirgli di chiederlo, fermarlo prima che arrivi alla frontiera dove può esercitare i diritti che noi sanciamo come pilastri della nostra identità giuridica. Questi aerei riportarono queste persone al loro destino, che era un destino di morte, di arruolamento forzato a vita, di violenza, ma non arrivarono tutti a destinazione. Di questi aerei solo 4 arrivarono in Eritrea perché i disperati, consegnati al quinto aereo, scelsero l'illegalità, la violenza e dirottarono l'aereo con la forza. Lo costrinsero ad atterrare a Khartoum in Sudan. E il paradosso credo che dia bene la misura di quella che è l'identità dell'Europa oggi, perché questi 80 potenziali profughi, che grazie a un atto di violenza riuscirono ad atterrare a Khartoum, si presentarono immediatamente all'ufficio delle Nazioni Unite e ottennero lo status di rifugiati politici in Europa, a differenza di quelli riconsegnati alla legalità, così come l'Europa stava ridefinendola in quegli anni lì, con i nostri soldi.